What's up, you guys? Ciao ragazzi, come state? Bentornati nel mio video, io sono Claudia e oggi, come avrete letto ovviamente già dal titolo, parleremo delle tendenze primavera-estate 2019. Siete pronti? Prendete blocchetto, penna, appuntatevi tutto e poi correte a far shopping. Allora, partiamo. Quest'anno ci sono davvero tantissime cose di cui parlare, quindi ho deciso di dividere in tre maxi categorie, quindi in colori, tessuti e fantasie. Alcune cosine ve le avevo già accennate nel video dei saldi, però ho deciso di reinserirli perché comunque così vi rinfresco un po' le idee e vi inserisco tutti insieme le varie tendenze di quest'anno. Alla fine di queste maxi categorie vi dirò i 5 capi secondo me di appunto vestiario che saranno maggiormente di tendenza quest'anno sul quale puntare mixando un po' le cose che vi dirò adesso. Partiamo con una delle mie tendenze preferite, ovvero i color beige e tutti i toni neutri. Quest'anno saranno tantissimo di tendenza, infatti io vado matta sia per le camicette, mioncini, cardigan, trench, tutte le cose comunque beige neutre, secondo me sono molto raffinate, molto eleganti, soprattutto sono molto molto facili da abbinare. Potete abbinarci qualsiasi colore perché appunto sono toni neutri. Poi il bianco, Total Look White, secondo me in estate con l'abbronzatura è un look che va sempre e andrà sempre di moda perché sta benissimo, sia di giorno che di sera rimane elegante, magari basta cambiare un po' gli accessori e potrete creare tantissimi look diversi. Come colori più accesi troviamo il rosso, il giallo e l'arancione. Il giallo soprattutto sarà davvero tanto di tendenza. Questo diciamo è un po' più difficile da abbinare, nel senso, essendo un colore molto deciso, starà meglio alle more e alle ragazze della carnagione un po' più olivastra. Però essendo che ci sono tantissime varianti, quindi giallo zafferano, giallo banana, giallo canarino, di sicuro anche le bionde troveranno la loro gradazione. Basta stare un attimo più attenti e comunque è un colore che dà un sacco di energia, a me piace da quando sono piccolina, quindi sono contenta sia tornato di moda. Stessa cosa per il rosso e l'arancione. Quindi sperimentate un po' perché questi colori decisi appunto si vedranno moltissimo. Come avevo già accennato anche i colori fluo, ovviamente li avrete già visti e rivisti, fucsia, verde, giallo, quei colori belli accesi, neon, quindi non mi ci soffermo troppo perché sapete già di cosa sto parlando. Però se non siete amanti di questi colori troppo sgargianti, siete fortunate perché anche... Stellina, cosa c'è? Come sempre, miavola. Dicevo, se non siete amanti dei colori troppo accesi, siete fortunate perché sono tornati molto di tendenza anche i colori pastello. Quindi il lilla, l'azzurrino, il rosa, tutti quei colori un po' tenui, chiari, molto bon ton, molto carini, quindi sapete che anche con questi non sbagliate. Ed infine, come colore un po' più sgargiante, un po' più da sera, troviamo i metallizzati, quindi l'argento, texture molto luminose, molto accese, però appunto tutte sui toni metallizzati, argentati. Anche questa ve l'ho già detta e ridetta, la fantasia animalier, quindi leopardato, zebrato, maculato, pitonato, tutti i tipi, anche qua non mi ci soffermo perché ovviamente ne avrete già visti, sono sicura che siete brave, avete già qualcosa nel vostro armadio. I pois che sovrastano tutte le fantasie perché davvero se ne sono visti di tutti i tipi, maxi dress, camicette, vestitini, in t-shirt basiche. Ne vedrete di tutti i tipi, sia su sfondo chiaro con pois scuri, sia su sfondo scuro con pois chiari. Anche lì vedete in base al vostro fisico, nel senso, se ad esempio siete magre di spalle e volete aumentare appunto il vostro busto, vi consiglio di prendere una base chiara con dei pois neri, possibilmente anche più grandi. Se al contrario invece avete magari le cosce un po' più importanti oppure un seno voluminoso, scegliete una base scura e dei pois chiari ma piccoli. Così riuscirete comunque a sfruttare questa fantasia ma nel migliore dei modi. Scrivetemi nei commenti se volete un video dove vi spiego come valorizzare il vostro fisico in base alla forma appunto del vostro corpo. Ed infine, come fantasia nuova, troviamo il tie-dye. Quindi torniamo un po' negli anni 70, un po' hippie. Anche questa versione è molto vivace, molto bella secondo me per l'estate. Io trovo che sia molto simpatica perché comunque queste sfumature di vari colori sono
molto belle da vedere, anche una maxi t-shirt da usare come vestitino, come copricostume. Una piccola tips: se non volete magari spendere su questa lavorazione perché pensate che non vi convinca, volete prima testarlo eccetera, potete anche facilmente ricrearla a casa. È facilissimo, io lo facevo ancora nei primi anni di scuola quando studiavo moda. Una cosa semplicissima, troverete un sacco di tutorial qui su YouTube. Partiamo con i tessuti più particolari, ovvero il PVC, il vinile e lo scuba. PVC si è visto moltissimo, soprattutto mi viene in mente la sfilata di Fendi con questo giubbotto trasparente appunto in PVC con la sua, col suo logo stampato, le rifiniture marroni, mi sono innamorata di quella sfilata. Comunque appunto il PVC, come ho qui l'esempio della mia borsetta, si ritroverà appunto anche molto negli accessori. E lo scuba si era visto molto, mi pare, 2 estati fa. Comunque questo materiale un po' sembra spugnoso, morbido, ricorda un po' il neoprene, diciamo. Secondo me è un materiale molto bello se utilizzato nelle gonne un po' ampie con le pieghe, perché rimangono belle rigide, magari se stanno i fianchi o le cosce un po' più importanti cadrà un po' a campana e farà un effetto molto elegante. Mentre il vinile già si è visto tantissimo nelle gonne, nei pantaloni quest'autunno inverno, adesso lo ritroveremo molto nei trend primaverili in altri tipi di capispalla. La fishnet, anche di questa ve ne avevo già parlato nello scorso video, quindi la trama effetto rete da pesca, però in passerella se ne sono viste anche in versione maxi dress, che secondo me magari come copricostume, oppure se volete testarla di giorno in città, piuttosto vi consiglio magari una t-shirt un po' corta oppure un body per la sera, sempre con una canottierina sotto, in modo da sovrapporre più strati e fare un effetto vedo non vedo carino. Il pizzo e il macramè. Pizzo e macramè, il pizzo secondo me è un evergreen, nel senso che messo nella quantità giusta è sempre molto elegante, molto bello e facile da abbinare magari con un bel completo, in una canottierina oppure nel dettaglio di qualche vestito. Mentre il macramè si è visto molto per questa primavera estate. Il tulle, quindi anche il tulle non è facilissimo da abbinare, però magari nelle gonne un po' fresche da usare in estate può essere carino da vedere. Ed infine il denim, che già avrete visto da tutte le parti, però una tips: quest'anno andrà molto più di moda il lavaggio di jeans più chiaro. Li mettete da parte per un po' i jeans più scuretti e puntate su quelli chiari, che appunto anche con i colori belli accesi come il giallo e il rosso staranno benissimo. Ok, detti i tessuti, i colori e le fantasie che saranno più di tendenza, vediamo dove li ritroveremo. E quindi ecco i 5 capi secondo me più in voga per questa primavera estate 2019. Allora, in primo posto devo mettere i ciclisti. Lo so, è particolare, però devo per forza menzionarlo perché davvero si è visto tanto in passerella, soprattutto abbinato con le chunky sneakers e il blazer strutturato. Siamo fortunate perché li hanno ricreati anche in versione un pelo più morbida, quindi non solamente la versione stretta leggings. Fateci un pensierino se vi può interessare questa tipologia, perché appunto la si vedrà per tutta l'estate e chissà, magari con il caldo sarà anche una soluzione. I maxi dress di tutti i tipi, di tutte le fantasie, soprattutto floreali, soprattutto troveremo i colori pastello un po' più tenui per il giorno, oppure total color block, quindi magari tutto in bianco, tutto in rosso come vi dicevo prima. L'importante è che siano morbidi e che valorizzino la vostra figura. Le giacche oversize, che come vi dicevo prima si sono visti molto abbinati ai ciclisti, quindi quelle giacche un po' anni 70, anni 80, l'importante è che siano appunto non effetto come se un bambino di 7 anni mettesse la giacca della mamma, però effetto appunto strutturato, sempre proporzionato alla vostra figura. Le gonne plissettate e in tulle, soprattutto le lunghezze midi, quindi che arrivano appena sopra la caviglia. Quelle plissettate sono fantastiche, come io vado pazza, devo fare un po' di scorta perché non ne ho tante, però secondo me sono anche quelle per l'estate facilissime da abbinare, perché comunque avete un capo fresco che potete sfruttare sia di giorno con appunto una sneakers e una classica t-shirt basica, sia di sera, se non un po' più elegante, magari con delle pumps nude, con degli stivaletti o con un sandalo, ma perché no, un sandalo un po' più elegante, con un po' di tacco,
e una canottierina, un blazer, insomma ci sono tantissimi modi per abbinare le gonne plissettate, ed infine i completi e le tute intere. Li metto insieme perché comunque secondo me sono quei capi che appunto una volta che li avete acquistati avete già il look, è pronto, dovete solo abbinare una bella scarpa, dei gioielli e siete a posto. È difficile sbagliare un look con un bel completo, l'importante è che appunto anche questo vi cada bene, vi valorizzi. Optate magari per una tinta unita da testa a piedi se volete qualcosa che vi slanci o comunque che non accentui troppo le vostre forme. Invece se volete un po' di volume potete abbinare anche una fantasia magari col pantalone e una tinta unita nella giacca, o viceversa. Se volete valorizzare più il vostro busto potete mettere una fantasia sopra e una tinta unita sotto. L'importante è che siano colori comunque che si abbinino e che non sovrapponete fantasie diverse tra loro. Per il resto appunto anche qui di giorno con una sneakers, una t-shirt avete il completo, anche per l'ufficio è un'idea diversa dal solito, mentre di sera una bella camicetta o una canottiera di raso appunto con un po' di pizzo e un tacco e avete il look pronto. Mentre per le tute intere l'unica scomodità come sempre sarà andare in bagno, però anche lì ne troveremo di tutti i tipi, con maxi fiocchi, con le frange, pure monospalla, la gamba più stretta, la gamba più larga, davvero ci sarà di tutto, di tutti i colori, di tutti i tipi. Ok ragazze, anche il video di oggi è terminato, sembra un Art Attack come lo dico. Però volevo dirvi che penso di fare un altro video per quanto riguarda gli accessori, le scarpe, le borse, accessori per i capelli, eccetera, perché ce ne sono parecchie di novità per quest'anno, quindi magari faccio un video a parte così questo non diventa eterno. Sempre se vi può far piacere, magari scrivetemelo nei commenti o lasciatemi un mi piace, così so che può appunto farvi piacere. E niente, ci vediamo alla prossima. Ciao! Buoni acquisti!